Improvvisamente siamo stati colti alla sprovvista da un tuono assordante al di fuori dell'abitazione in cui eravamo. Sono dovuto rimanere con Alatalia nel bagno per farla riprendere, mentre gli altri sono andati a controllare di cosa si trattasse. E una volta usciti anche noi, ci siamo trovati davanti a un branco di cani a due teste. Fortunatamente l'effetto sorpresa ha funzionato, e siamo riusciti a sbarazzarci di quelle creature infernali. Dobbiamo rimetterci in viaggio, al più presto. Allora, iniziamo da una persona che, diciamo, ha molta voglia di fare oggi. Yume! Yume, tu ti svegli, sei dentro uno stanzino. Ok. E sei tipo buttato a terra. Per fai su... Sì, sei tipo buttato come un sacco di patate tra i sacchi di patate. Fai subito un tiro a costituzione. Dai, così. Primo 20 parte dal mattino. Se esce 20 stacchiamo la sessione. Ti veniamo a casa. Se esce 20 stacchiamo la sessione. Non è uscito 20. Non è uscito 20. Per tua fortuna. Per tua fortuna. Metti sotto casa tua a sputarti, eh. Ti svegli e hai un forte mal di testa. E i rumori che provengono da fuori di certo non aiutano. Cosa ricordo di ciò che è successo il giorno prima? Non è il giorno prima, è ancora la stessa giornata. Cosa ricordi prima di esserti svegli... prima di esserti... di svegliarmi. Vabbè, sta rollando, sta facendo la parte di ancora mezzo ubriaco, quindi sì, ci sta. Infatti, io non lo so se è il giorno prima o meno comunque, eh. Per me potrebbe anche essere passata una settimana. Questo. Quello che ricordi è... Ricordi di aver detto di non aver mai pugnalato alle spalle qualcuno. Ok. Aver trincato. E blackout, perfetto. Psicomantis Intensify. Mi ricordo di non... cioè, di essere stato... l'ultimo posto che mi ricordo non è dove sono adesso, no? No. Mi guardo intorno, dici... hai detto che sono... appunto che è abbastanza buio. Però tu dovresti avere scuro visione, se non ricordo. Sì, ho scuro visione. L'oscurovisione, a parte questo, mi tengo la testa molto, faccio proprio così. Che è successo? Dove mi trovo? Proprio... No, attenti. Da fuori cosa senti esattamente? Senti forti rumori. Rumori di battaglia. Rumori di cani che ulano. gente che urla, rumori di spade che cozzano contro qualcos'altro. Poi cala il silenzio e senti i mormori della gente che parla. Ah, è finita. Sto rovando il mormorio. Forse è meglio che mi alzo, sì. Non berrò mai più. Mi alzo. Le ultime parole famose. Esatto. Dove vedo la porta? Mi giro intorno della porta. Mi guardo intorno. Guardi intorno, trovi la porta dietro di te rispetto a dove ti sei alzato, un po' ti fa male la schiena perché dormire tra sacchi di patate e altre robe... Aspetta, sono comunque un sedicenne, è difficile che mi faccia male la schiena.
Tu sai che ti hanno buttato per terra. Mi spento. Sei se ti hanno picchiato mentre non c'eri. Dormi tra i sacchi di patate, poi vedi se ti fa male la schiena quando ti svegli. Adesso mi basta dormire semplicemente un po' storto, cioè mi fa male la schiena, però è un altro discorso. Comunque, vabbè, trovo questa porta. Mi affanno vicino molto lentamente, perché comunque dopo una bella spornia è difficile. Con due mani la apro. Cosa vedo appena? Appena apri la porta vedi i tuoi compagni affaticati che sono in quella che è la l'atrio principale. Ok, contanto che io guardo da sinistra verso destra, chi è il primo che vedo? Andrea, perché è di fronte a te. Bene, guardo Andrea, chiudo la porta. Cassandra arriva, effetto sorpresa. Chiudo la porta. Dove eri rivolto verso gli altri oppure... Era rivolto verso gli altri. Era già successo l'episodio di... Io che sono andato ad aiutare Bero. Sì, sì. Ok. Quindi tecnicamente stava parlando con me sul fatto di dare... Sì, no, lui apre la porta alla fine della vostra sessione precedente, praticamente, per essere chiari. Ok. In pratica io stavo seduto qui a una di queste sedie che ci sta qua nell'atrio, più che altro per riposarmi, dato che sto abbastanza ferito dal punto di vista della battaglia. Scusate, non ti fermo. Yumi, come chiudi la porta? La sbatto. Senti la porta sbattere. Mi giro, vedo la porta chiusa, it's probably nothing, e mi rigiro. Esatto, è vero. Dato che mi hai urlato, facciamo l'ordine. Sì. Come si metteva quella finestra alla gara? Con Morgan. Mio turno, vado io, quindi. Sentite la porta chiudersi, Cassandra. Dato che ci eravamo fermati la sessione scorsa in cui Cassandra stava parlando di con Berserk, di cose scomode, spiacevoli, prende la palla al balzo vedendo Yumi che sta per uscire, lo vedo, vero? Sei dietro, fammi... Dai. Sì, lo vedi di sfuggita. Intravedendo che sta andando, mi dirigo verso la cantina e apro la porta e dico, ma abbiamo svegliato, tutto bene? Vieni a salutare tutti oppure stai qui da solo? Smorzando la tensione che c'era con Bear. Sto bene qua. No, vieni, dai. Ci sei mancato. Hai fatto mordere anche Bear. Dai, vieni. Ce l'avete una tisana? Tutte quelle che vuoi, basta che esci da qui. Piano piano. C'è una tisana? Vedo se c'è una tisana. Dove? No, non c'è nessuna tisana. Risbatto la porta. Ok. Fai un... Allora. Te sei davanti alla porta, Cassandra? Sì, scusami. Fa un tiro salvezza sulla destrezza. Aspetta un attimo, lo faccio subito. Oh, ti voglio arrivare alla porta in pace. Mazzo. Cassandra fa tipo Tom, che meno... War never changes. Appena Yume la sbatte la porta, cioè, sai che sta sbattendo la porta, fai un passo, sposti il volto e non ti arriva in faccia. Grazie, tranquillo. Mi hai mentito. Non si vede uno col mal di testa. Le persone col mal di testa dalle mie parti si tirano a calci, quindi è meglio che esci. Abiti in un brutto posto. Che ti devo dire? Ancora 5. Quanto applaudi? Brodi, fallo. Poi... Brodi, lo devi fare tu adesso. Ok, giriamo zitti. Allora,
Velvet, vedendo la scena, rimane un attimo in silenzio, poi fa esce, si avvicina dove sta, cioè hanno lasciato qualcosa ai cani quando sono andati, tipo cenere o roba del genere. Cenere. Ok, si avvicina, si inginocchia, cenere, vale, e con le dita tenta di capire la consistenza, se c'è qualche rimasuglio magico, non lo so. Quindi fai una prova, sì, su conoscenza magia. E quindi arcano. Conoscenza, okay. Arcano, conoscenza magia. Prenda roba, sono spuntate nuove taglie. Ma tanto io sono ignorante, che cazzo ne so. Giustamente. Vedi che, cioè, senti, percepisci della magia da questa cenere. E percepisci che questa magia l'hai già sentita, cioè l'hai già, sì, sentita, l'hai già provata sulla pelle. What? Ok. Sono modi di dire. Ok, quindi mi è familiare in qualche modo. Sì. Andrea, che tu sappia, si possono creare delle creature del genere o possono arrivare da, non lo so, qualche tipo di portale aperto da un uomo? Un attimo che mi stanno facendo il briefing. Cassandra non si è preso una porta in faccia e un Velvet sta facendo il gladiatore con la cenere. Ah, capito che dici. Sta prendendo le tracce. Non ci fai con tante bare. Aspetta che faccio un tiro d'arcana, eh. Andrea, vuoi un po' di sale? Salt Velvet. Fai un tiro d'arcana per cosa? Per capire se effettivamente è un cioè, più che altro per capire che tipo di magia è. È una magia molto antica. Basta così? come Velvet, capisci che è una magia che hai già provato, capisci inoltre che è una magia molto antica. E la conosco? Ok, vabbè, io dico, non sei lontano dalla verità, io personalmente questa magia la conosco, però sei nel giusto da considerare che è una magia molto vecchia, una magia di molto tempo. Vecchia nel senso vecchia come te o vecchia nel senso molto ancestrale? Molto ancestrale. Ah, no, ha senso in effetti. Adesso hai una provetta, qualcosa dove possiamo prendere un campione, non si sa mai. Aspetta. C'ho una piccola borsa di sabbia, però posso svuotare la sabbia e metterci la cenere. Dammi qua, tutta la proprio. L'afferra con violenza. Fai un tiro rapido. Tu gliela cedi o... Beh, gliela do volentieri, così. Tieni, usa questa per... La prendo comunque con violenza. Perché ho voglia di capire com'è potuto succedere. Quindi gliela tolgo di mano, grazie, svuoto velocemente e raccolgo la cenere. Tra l'altro, è rimasto qualcosa da lutare o c'è solo cenere? Fonti la percezione. Io quindi mi tolgo un attimo la borsa di sabbia. Ma la faccia di fare. Cazzo. Quello che trovi tra la cenere è altra cenere.
notare che ti ho detto io non chiamarti le cose. Andrea, perché so, un'altra, ne un'altra di queste cose, Andrea? C'è tanta cenere, tanta cenere. Cosa stai cercando? Lo faccio pure io. Anzi, ti dirò di più. Dimmi. Sono tra quella cenere c'è della sabbia. Wow, me lo sarei aspettato. Chissà come ci è finito. Ed è con questo plot twistone che passo il mio turno. Listen, aspetta. Yuma. Beh, sento io. Posso finalmente uscire in tutto il mio splendore, fresco come un alieno, esco e posso fare lo sgambetto? Il mio lavoro qui è finito. Ma non hai fatto niente. Manu, posso fare lo sgambetto? Perdonami, è possibile o devo tirarti di rapidità qualcosa? Rapidità di gamba, direi. Manu sotto gamba. Aspetta che fa rapidità di mano, contando che sia una gamba. Dai, io tiro salvezza su destrezza. Andiamo tutti. Togliamoceli tutti questi figli di merda, dai. Destrezza. Comunque sarebbe bello, è uscito dopo, pesco con Benedino dopo che il comandante ha fatto un... Diciamo che ho 6 di base di salvezza destrezza, quindi è un po' difficile. Ti accorgi dello sgambetto, Mi accorgo dello sgambetto e allora cosa faccio? Faccio finta di intrupparci e faccio la capriola, olè! Grazie, grazie, troppo gentili. Mi guardo intorno, insomma, com'è messa la gente, a parte Cassandra che mi ha fatto sgambetto. Allora, vedi, Berserk che è un po' pallido, per quanto lo possa essere. È blu. È un po' celeste. Non vorrei dire, ma è blu, potrebbe essere turchese adesso. Tariel che sta piangendo all'angolo, Andrea che sembra rinvigorito, Vale che è Vale, Velvet che è Velvet, è lo stesso di sempre, e Cassandra ti sembra diversa dal solito, veramente. Mentre Lulla niente di diverso, un po' di acciaccature sull'armatura, ma niente di che. Mi fa piacere vedere che siete sempre i soliti. Che avete combinato di bello mentre mi riposavo? Ma si cercava di sopravvivere, gli risponde Cassandra, visto che tu sei a riposare lì tranquillamente, che poverino, non hai potuto reggere il tuo dispiacere. Mi giro sulla B. Come ti sei ammaccato l'arpura a te? Come ti sei ammaccata? Ma sai com'è, le solite cose, bevi la birra, ti diverti con gli amici, massacri cani demoniaci, le solite cose. Bello. A questo punto io direi che il mio lavoro qui è finito. Dov'è il bagno? Di là! Gli dico là. Senza guardarlo in faccia, mettendo la sabbia. Luna mi indica la porta, di là. Seguo quello che mi dice Velvet. Poi, attenzione a terra! Scommettatelo! Arrivando verso la porta del bagno troverai una pozza di vomito, te lo dico off game, così che... Dovevi lasciargli una sorpresa. No. Così lo può ruotare se lo vede. Ma era più sorpreso. La cosa che lui ruolava sorpreso poi. No, beh, gli ho detto io attenzione a terra. Infami sì, ma non bastardi. E me ne vado verso il bagno, che non so minimo. Dov'è il bagno, me lo pinghi? E verso il tutto. Non è segnato, ma è verso l'alto. Ok. Ah, qui. Ok.
volta che lo vedesse verso il bagno dico: ah, vi siete divertiti anche voi, vedo. Apro, cerco di scavalcare la pozza. Fai un tiro, salve. Dai! No, l'hanno ripulito la pozza. Cioè, c'è ancora, si vede ancora l'alone di vomito, ma l'hanno ripulita. Dannati camerini inefficienti in danza. Salto comunque l'alone. L'acido. L'acido. Entro dentro e mi sciacquo la faccia. Ok. Berserk. Innanzitutto cerco un attimo di capire di capire di vedere dove è mio nonno. Il tuo nonno è rimasto in cucina. Nella sua stanzina, magari si sta facendo un altro goccetto per conto suo, probabilmente. Vado da lui e per curiosità gli chiedo se ha idea di chi potrebbe essere stato. A fare cosa? No, ma non è che mi sono attaccato. In casa? Nostra? Cosa? C'ha la demenza il nonno, porca cavolo. Ciao, Onen. Lascia stare. Nonno, come ti arrivo alla capitale? Per la strada principale, segui le indicazioni. Se poi ti perdi, ti fermi, chiedi ai passanti. Ok, ma rispetto alla capitale dei Dragonoidi, dove si trova il villaggio della Cocca? Beh, se la capitale è a est di qui, il villaggio degli Aracocre sanno tutti dov'è. È sulla montagna, sulla loro montagna, sulle montagne che si trovano dopo la capitale. Cioè, questa grande montagna e l'enorme albero che possiamo tutti usare da qua anche. Tipo... Il nonno mi pare alquanto confuso. Così confuso da colpirsi da solo? No, non è così confuso da colpirsi da solo, ma è parecchio alticcio anche lui. E ha un po' di demenza. Of course! Posso tirarmi per capire se ha le idee chiare o è... sto andando di testa. Vai! Tira intuizione. Mm-hmm. Allora, quello che intuisce magari non ha proprio le idee chiare di come ci si arriva, però dei luoghi ne sa abbastanza, quindi dove ti ha detto che sono ok, quindi cioè, ci ha vissuto una vita in quest'isola, quindi potrebbe anche dirtelo da mentre sta dormendo distrutto, fradicio, ubriaco, e sarebbero lì e ne sarebbe cosciente, però magari non te sa dire come ci si arriva. Vabbè, avete visto le indicazioni, cioè la metà si è detto vabbè, avete visto le indicazioni. Ci sono sicuramente delle indicazioni per strada, quindi le massime seguiremo quelle. For real? Scusate. E in quel momento torno un attimo dai miei compagni e dico, tipo, entrata di scena spettacolare, boh, adesso ci rimettiamo in marcia, subito. E lasciamo quindi Yume? Per Cassandra? No. Non le devo fare scusi che ok. Ok, dopo Berserk sta Lullaby. Mm-hmm. Allora Lullaby si guarda intorno, vede che sta tutto ok. Visto Velvet uscire, dovrebbe essere che diventare esce.
esce Berserk e esce rientra. Rientra. Pure aveva visto Velvet uscire. Lullaby.exe ha smesso di funzionare. No, Ghostwind.exe ha smesso di funzionare. Perfetto. Esce vicino a Velvet. Detto, ho dato qualcosa? Beh, in realtà nulla di che, Lullaby, solamente questa cenere che hanno lasciato i cani, ma anche con la conoscenza di Master Andrea qui. Non... Master Andrea. Master Andrea. Non so il tuo cognome, merda. Siamo riusciti a capire soltanto che ha a che fare con la magia. Purtroppo una magia antica, ma più di così non sappiamo. Lullaby guarda la fiala, cioè il sacchetto. Sacchetto. E dice: conservala. Conosco una persona che ne sa tanto di magia. Ah sì? È una tua amicizia? Diciamo che con questa persona ci ho un fortissimo legame. Ah, un fidanzatino, ti fa occhiolino. Guarda strano. Barser. Ti guarda strano, ti guarda proprio in cattività. No. Non ci vedo niente di male. Comunque. Io sì. Perché? Avvicinati. Ti avvicina, te lo dice nell'orecchio. È mia madre. Oh! Oh my god! Potevi dirlo così? Non ci vedo niente di strano. Comunque, faccio tintinnare la sabbia. Me la metto tipo in vita. La sabbia tintinna? Va bene. Sai come si fa con le monete? Arriva che si esplode la sabbia. Da spada. Ok. A questo punto io passo la mano. Vai, Bloody. Bloody. Allora, Roby si senta? Sì. Sì. Allora, quella sta ancora piangendo. Appena sente Bear dice tutto quello che... Se ne frega altamente di tutto quello che sta succedendo. Appena sente Bear che dice andiamo, si trascina i piedi, proprio stanchissima, demoralizzata moglie, se ne va fuori e fa proprio per andarsene, senza aspettare nessuno. Dove vai? Ah, esce dalla residenza e va a cazzo. No, appunto, verso dove? Dai, verso qua. Ok. Dove mi porta il vento? Fai il gel. E ti guardi attorno oppure proprio a casissimo? A casissimo, è ubriaco. Ah, va bene. Andrea. Sommo Andrea, il turno del sommo. Niente, mi alzo dal tavolo, ancora un po' dolorante, e piano piano pure esco dalla porta. E mi fermo qui in mezzo, davanti a Velvet. Faccio da Andrea. Fine. E al sicuro, mi faccio sulla sabbia. Ci punto, mi raccomando, Non te la sniffare. E piano piano continua avanti, fine. Dove? Avanti dove? Tutti che se ne vanno, avanti, vado. Dove? No, un po' qui, vicino all'albero. Ah, fine. Vuoi fare il bello e tenebroso, dillo. Abbassati il cappuccio. Mission failed, we're gonna get them next time. Domanda, nessuno ha percepito lo spostamento della forza di Altair? Cioè appunto, stavo aspettando il turno mio, veramente, il turno nostro, penso. Beh sì, ti passa in mezzo, non so. Appunto, ma stavo aspettando comunque il turno nostro. Vabbè, allora, Velvet si gira un attimo verso l'Altair e fa... Nulla di... Ma... Che dici? La lasciamo andare o la ripeschiamo?
Andiamo a prendere. Ok, dai. Allora, Tariel, dove vai? Tariel? Lester che ha detto di andare. Sì, ma dove stai andando? Si guarda attorno. Confusa. Non lo so, pensavo fosse di qua. Senta, senti la Tariel. Già l'isola è grande, noi non sappiamo dove andare, forse sarebbe meglio non dividerci così rischiamo di non perderci. Va bene, e torna indietro, mogia mogia. Ottima idea, ragazzi, voi andate avanti, io e la Tariel controlliamo la camera da letto. Cosa? Niente, andiamo, tu prendila da un abbraccio. Che devi fare in camera da letto? Quello che volevi fare nel bagno, ma almeno con un letto è più semplice. E che volevo fare nel bagno? Tu lo sai. Non lo ricordo. Magari ci parliamo più tardi. E la prendo per un braccio. Tipo... Se lo fa fare perché è ubriaca. La prendo anche dall'altro braccio. Bella scena. La si guarda attorno come... Come cosa, come si chiama? Come John Travolta, uguale. Guarda tutti e due. Ma siete ubriachi? Non. Ah. Ok, fidati di me. Aspetta, okay, una cosa. Vai. No, comunque mi ha facilitato Berserk. Okay. Mi ricordi il mantello e il cappello per cortesia? Adesso lo chiedo. Aspetta, aspetta che scarica. Vai, Berserk, chiedi intanto. Vabbè, intanto finché nel frattempo sto attendendo e scappo dal bagno. Chiedo il mantello della mia famiglia per me e il cappello per la mia compagna. Ok. E... Chiedi. Fanno uno il cameriere. Scusami, potresti portarmi il mantello? Ti si avvicina il cameriere, quello lì. Non ha capito quale. Quello col campanellino che tu vabbè, campanellino. Ti si avvicina un altro cameriere. Voglio farlo io sto lavoro, quello che porti i campanellini. Dico, invece potreste portarmi una mantella della mia... col logo della mia famiglia e un cappello pulito per la mia compagna. Più o meno simile a quello che avevo. E il cameriere che si è avvicinato ti fa un cenno di sì con la testa e se ne torna a fare i suoi servigi e dopo qualche minuto torna con il cappello che aveva dato prima Lullaby e un mantello della tua famiglia. Infatti intanto mi metto a stirare subito il mantello intorno. E senti dalla cucina il nonno che va, Berserk, se te ne vai ricorda niente mantello. Io ok, e nulla mi vai a te, non tocca a Yume, nulla mi vai tocca a te. Berserk, mi daresti il cappello per cortesia? Certo, mi avvicino e glielo passo con quel cappello. Prendi il cappello, sistema e se lo metti in testa. Di nuovo dalla Tariel. E quella sta aspettando, è aggrappata a Velvet, non si sta muovendo. Fa con... Ti stiamo tenendo. Magari lo guarda, fa, ma quando dovremmo andare? Beh, dovremmo aspettare Berserk, sai com'è, lui è del posto, quindi lui sa dove dobbiamo andare. Nel frattempo però tu cerca di prendere aria fresca, eh. Se posso rispondere, rispondo, sto aspettando che Yume esca dal bagno. Ah, già. Nel caso ci tieni alla porta del bagno o la possiamo sfondare? Posso aiutare? Andrea? Io aspetto quelli che aspettano, quindi caccio fuori il libro di studio e inizio a leggere un po'.
a ripassare un pochino per l'esame di domani. E quindi Cassandra, non so se prima ti avevo fatto Cassandra, ti ho saltato prima per sbaglio. Cioè, sì, perché è andato male, non sei andato da male. Allora, vai te. Ti muovi due volte. Shh, non dirglielo, che poi dopo mi toglie i turni. Vai, vai. Una volta. Allora, vado vicino a Ber, dico... E quindi? Allora. Che facciamo? Facciamo un altro giro, conosciamo ancora di più la magione, troviamo altre trappole. Non sarebbe male come idea le altre trappole. Però, disconoscendo, gli hai detto che bisogna anche andare. Dove andare? Dobbiamo andare dagli Arakocan, mi ricordi? E quindi? Vedo fuori e aspetto con gli altri? Mentre se vuoi aspettare gli altri, intanto aspetto che l'ultimo è arrivato. Allora aspetterò anch'io fuori. E siamo con l'aria scocciata. Rientro nella villa e chiedo... Beh, una cosa, ma se chiedo uno dei tuoi maggiordomi, secondo te riescono a riprocurarmi una gavetta di un qualsiasi tipo, forma, dimensione, colore, qualsiasi materiale va bene? Non puoi avere una gavetta d'oro, cazzo. È stata persa. È stata persa. Di averne una. Non vedo problema. Perfetto, ti ringrazio. La puoi allora far avere anche qualcosa di diverso, così da variare un po', perché quello in metallo è sempre triste. Una gavetta di plastica. Ricoperta di plastica con supporti in plastica. Grazie. Ok. Yuma, sa te? Apro la porta. Proprio pam, boom baby, con tutta la forza che ho. Eccomi qua, nuovo come una rosa. Il muro lo ripassi tu, una banda di mucche? No. Che si diceva, ragazzi? Che volete fare? Stavate me? Sì. Grazie. Dovevate. L'hai visto. Di bello. Dai Aracora, gli Aracosa, dai, stessa cosa, su. Me ne torno in bagno. No, muoviti, cerca di prenderlo per il colletto. Devo proprio venire dagli Aracosa. Per la cosa? Sì. A fare cosa? Ah, non lo so. Andiamo, scopriamo qualcosa di nuovo, conosci gente nuova, simpatica, che ne sai? Adesso? Ma sì, adesso! Ma perché siamo in un castello bello del casa sua e dobbiamo andare in un posto brutto che non sappiamo manco com'è? Perché? Ma l'ha detto lui, ascolta. Cazzo, andiamo, so. E andiamo. Alla taglia laggiù intanto. Le urla di Alla taglia. Ok. Berserk. Ritiro la palla a te. Sì. Allora, nel frattempo che loro stanno facendo tutta questa situazione, io sono tornato un attimo in cucina da mio nonno e dico, beh, a sto punto io vado a fare quello che devo fare. Vai figliolo, sì. Non ricordo se devi mettere in mano. Ricordo, vai. Vabbè, mi avvicino, mi inginocchio e faccio un attimo. Cosa ti inginocchio? Non sono così basso, tu sei basso! Sì, ma no. Comunque ti stringe. E dico... Beh, no, vado e ci mettiamo appena ho finito con le mie cose, con i miei compiti. Manda le lettere che se non sono ubriaco e se non sputo fuoco le leggerò. Certo. E dopo se c'è altre cose mi giro e me ne va un po', va dando il pavimento. E chiudi la porta quando esci, che ci sono gli spifferi. Ma chiudi la porta quando esci, che sennò entrano di nuovo che brutti cagnacci. E quando chiudo la porta. Quando chiudi la porta, e voi altri che
che state guardando verso chiudere la porta, vedete un buco grosso così sulla porta. Ah! Interessante. Ma oh, c'era già prima? In giro lo guardo. E vedi, verso che vedi il nonno attraverso il buco. Ancora ma... non te ne sei andato? Nonno, c'è un buco sulla porta. Quello non è un buco. Quello è un foro. Vabbè, è un buco, un foro, lo stesso, c'è qualcosa... Non puoi lasciarlo così. Vabbè, allora. Io me ne vado, io adesso me ne vado, però ti chiamo qualcuno di parlare alla porta. Va bene, chiamerò qualcuno di parlare. Ha uno starnuto, sputando fuoco, e vedi che la porta inizia a prendere fuoco. Beh, se siamo sicuri di lasciare il nonno così in condizioni. Ma secondo te perché ci sono tutti per camere nel tempo cercando di... Intanto vedete che i cavalieri corrono a spegnere il fuoco. Dio, è la decima volta, signor Dolomì, ma che palle! Vai, nulla più. Ok, dopo tutto sto casino, dopo tutto il casino della porta incendiata, del nonno, del buco, della roba, mentre ti stanno ancora tenendo la taglia sotto il braccio, dice, Berserk, andiamo? Devi portare tu, dagli alla coca. Boh, vedo che nel frattempo stanno arrivando tutti gli altri che danno una mano con la porta, quindi... Ah, ok, quindi, beh... Io, sì, andiamo. E comincio a dire ai miei compagni, so che... Beh, il villaggio si trova sulle montagne, e... La città si trova sulle montagne e potrebbe essere necessario fare una pausa o fuori ad accamparci o se ci riusciamo arrivare alla capitale degli dragonoidi prima per fare la pausa di notte davvero. Oh. Ora vi sentendo camparsi fuori per un attimo si blocca, poi si riprende to... Ah, bene. Ok, muoviamoci. Vai, avanti. Andiamo, Bet. Sì, lo so. Dai, Alataria, forza, contegno. Dai, che passa su. Ci sono passato con te anch'io. Alataria, dai. Cammina. Alataria cammina. Sì. Però dopo un po' si stacca da Lullaby. Ha ripreso un pochino contegno, perché comunque con l'aria fresca un pochino l'alcol va, però è sempre molto mogia, si appoggia molto pesantemente a Velvet, nel senso che gli sta molto vicino. Si sente il marsupio. Che scemo. Si sente la sacca di sabbia. Si vede il marsupio, si vede. Si vede. Sì, dalla parte di Velvet. Sì, però comunque alla Tariel, mi fai per favore un tiro a percezione. Ah, scusami, ho fatto un di 26. Vabbè, aspetta, ci devi mettere più 6. Sì, la senti. Che cosa senti? Cosa? La secchietta di sabbia. Ah. E questa cos'è? Questo? Ah, no, non è che sono felice di vederti. È la cenere dei cani che abbiamo estirpato prima. Sai com'è, non si sa mai. E lui l'abbiamo... E perché te la stai portando? Perché no, è la domanda giusta. Non è una risposta, Velvet. Neanche la tua. In che senso? Io ti ho fatto la domanda, non ti ho dato una risposta. Ehi, sei tu quello ubriaca o io? Su, forza. Smettila di trattarmi così, e lo spintona. Ce ne cacciamo tutti e due a terra. Prova di forza, prova di forza. Tutte e due a terra. Prova di forza entrambi. Prova di forza entrambi.
Un attimino, aspetta. Fight. Non ho provato di forza. Fight. Molto con 20 blodi e lo e va tipo... Perfetto, riparte per un'altra missione. Oddio, un attimino che non sto vedendo la scheda, che sia un attimino bloccato. Tu hai più zero in forza. Lo diventi sempre. Quasi, c'era quasi. C'era quasi, ma... Alla Tariel, presa dalla sbornia triste, diventa sbornia rabbiosa e non controlla la sua forza e tira un bello puntone a Velvet. Ma davvero forte, cioè Velvet non se lo aspetta così forte. Lo spintone. Ma qui, vabbè. E barcolla un po'. Ma non molla. Giustamente lo fa barcollare senza futuro, ma borsello duro. E beve, te la guarda e fa: ok, vuoi, vedo che ti sei ripresa. Perché com'ero prima, scusami. Non lo so, hai iniziato a parlare di cose che riguardano Amaterasu, insomma, non eri al massimo della tua forma, diciamo. Vedo che invece adesso hai preso forza. Alla Sariel sbianca appena gli dice: hai parlato di Amaterasu? Che cosa ti ho detto di preciso? Potrei avere un vuoto di memoria, magari se camminiamo potrebbe ritornarmi. Sospira pesantemente, si volta e va avanti, sempre mogia, senza dar conto più a nessuno. Verso dove? E verso dove sta Andrea. Ok. Ok, Andrea, che fai? Andrea vede la Tae che si avvicina e dico: oh, finalmente ti senti meglio. Allora, tutto a posto. Mi gira un po' la testa, ma già molto meglio. Grazie. Beh, ti ricordi niente di quello che è successo? Sì, più o meno. Se fossi in te eviterei un'altra sbornia del genere. Non verrò più, infatti. Mi sento uno straccio. Mi raccomando, cerca di tenerti in forma perché noi facciamo affidamento su di te. Non è un grosso investimento. Non lo è nemmeno su tutti noi, però sai com'è, la forza del gruppo è nel gruppo. Se non ci stanno i singoli membri, il gruppo non ci sta. Su questa hai ragione. Dillo a Yume. Forza principessa, andiamo? Sì! Vedo tipo se barcolla ancora un pochino. Avatar sta barcollando. Cioè, mogia. Allora mi avvicino e dico: guarda, senti, facciamo così. Vedo che ancora stai un po' provata dall'alcol. Se vuoi, ti puoi appoggiare su di me. Ah, all'inizio lo guarda un po' stranita, poi si fa nella sua lingua a rigato e si appoggia un po' con la rigata, allora, addirittura. Dopo che si appoggia, le dico: prima o poi me la devi insegnare sta lingua, eh? Sta lingua. Quando avremo tempo qualche parola te la insegnerò. Molto bene, dai, seguiamo bene e ci incamminiamo adagiamente. Perfetto, quindi Berserk, direi di darti il comando un attimo. Sì. Vai, vabbè, io dico: va bene, forza, seguitemi. E comunque non preoccupare, sentendo anche certi commenti che qualcuno ha detto, però non preoccuparmi, è probabile che ci torneremo prima o poi.
Poi mi troverete casa mia, sicuro. E comincio a incamminarmi verso l'uscita del cancello. Vi incamminate nel sentiero che porta verso il... verso l'est, effettivamente. Passate, ci siamo disorientati. Verso l'ovest, scusatemi. Qua è massa direzione. Massere confuso, così confuso da non avere una direzione. Da non saper dare una direzione. Da non avere un'erezione. No, diciamo nord, sud, ovest ed est. Ma no, cercando lei oppure me. Esatto. Oh. Oh. Basta. Ok. Quindi, incamminandogli verso ovest stavolta, tornate nel sentiero principale, quello da cui siete venuti, andando verso l'enorme statua del drago, che si vede in lontananza, la riconoscete. Quella dove ha trovato l'ovetto, praticamente. Dove Vale ha trovato l'ovetto, dove Velvet ha trovato l'ovetto. E da quella strada potete seguire, è comunque la strada principale, potete seguire le indicazioni per tutte le altre vie. Io ho una domanda per te, Mauro. Vai. Le persone, diciamo, la popolazione di questo posto, come sembra? Tutti come Berserk. Ho 80% di vagonali. Ok. Sono tutti precisi. L'altro 20% sono tutte le altre lato. Ci sono molti draghi, molti dragonidi, però li vedete di diversi, cioè gli scagli di diverso colore, cioè chi ce l'ha più azzurre, chi più nere, chi più oro, comunque da colori metallici a colori cromatici. Li abbiamo di tutti i colori. Esattamente. C'è qualcuno anche che è arcobaleno. Le insegne sono in draconico oppure sono in lingua comune? Le insegne sono in doppia lingua, in draconico e in comune. Ma a livello anche sociale, tipo noi vediamo qualcuno benestante, qualcuno che mendica in giro, sono tutti bene? No, sono comunque un ceto medio alto, cioè non ci sono mendicanti, a parte qualcuno delle altre razze che è venuto in città. Comunque nelle città di dragonoidi per cercare fortuna. Sti draghi. Però i dragonidi, essendo comunque una razza molto... razzista? No, no, razzista. I razzisti sono altri, ve lo dico per esperienza. Siamo molto portati da loro. Yarakoka. Esatto, Yarakoka sono razzisti, neanche tanto. Okay. I classisti. Comunque, essendo una razza magica, comunque provengono dei draghi, quindi hanno una certa influenza e tutto potere su tutto quello che è il mondo. E anche sono anche forti, più forti fisicamente di un uomo. Cioè hanno comunque delle scaglie. Però c'è comunque chi si crede superiore. E chi è superiore effettivamente, perché c'è qualcuno che gli ha vinto una... dicevo, arrivate in questa piazza principale, dove notate questa figura, questo... notate, dove avete già visto, comunque c'è la statua di enorme drago nero. Anche la statua è fatta proprio di ossidiana con gli occhi dorati, sono fatti in oro per esaltare la maestosità di questa statua. Cioè se lo vedete, se continuate a fissarlo, vi sembra quasi un drago. Però lì ci sono comunque tutti i cartelli con le indicazioni. Notate il famoso paletto con le frecce attaccate per le varie direzioni, cioè c'è il porto, c'è la capitale, c'è il villaggio degli Yarakoka, per quanto quella freccia sia un po' più malmessa. Ok.
mi sembra giusto. E diamo un'occhiata, diciamo, tutti quanti siamo per di là, Berserk. Ovvio. Ok. Nella stessa direzione della capitale. Quanto tempo è di viaggio circa? Come ho detto, tecnicamente non ci riusciamo ad arrivare entro sera. Potrebbe... allora, non si sa. Però potrebbe essere necessaria una pausa o alla capitale dei dragonoidi o a camparci fuori, se proprio becchiamo un imprevisto. Ma quindi noi abbiamo provviste per per questo viaggio così? No, a proposito, è vero. Ce ne dura, no? A parte. Ragazzi, voi... Berserk vi dice questa cosa, però vi sembra che non è proprio convinto di quello che dice. Potrebbe esserci qualcosa sotto. Berserk. Io non vedo niente. Andrea! Donna! Beh, se tu sei un paladino, devi dire la verità, vero? La risposta giusta è sì. Sempre, comunque. E quindi vi accorgete che c'è qualcosa sotto? Berserk, però tu così non me la racconti giusta, e la cosa non mi piace affatto. Si avvicina, si raggiunge giù da Berserk, sicuro che non ci devi dire qualcosa? Oh, ti siamo chiesto me l'altra volta. Domanda, perché tu hai detto che mi nascosto qualcosa? Non lo so, tu sei un paladino, perché devi tenerci nascosto qualcosa? Ma io no... Come detto, perché tu non puoi mentire. Berserk, non ti seccare, ma non sei bravo a mentire. Sì, va bene, è vero, mi sono bravo a mentire, devo fare una roba, ecco. Che cosa dovresti fare? Un compito che però devo tenere segreto, mi dispiace. Almeno potremo sapere in che cosa consiste. Segreto! Devo andare alla capitale, questo posso dire. E poi diceva a me l'altra volta dei segreti che non dovevo dire. Questo non farò i fatti miei. Mi basta questo, ma basta che non ti cacci nei guai. E che non cacci noi nei guai, aggiungerei. Per una volta ti ragione. Non dovrebbero esserci problemi. Appoggio entrambi. E quel tempo ipotetico che mi fa paura. Dico, ma sì, intanto l'unica cosa che potrebbe succedere è che potrebbero metterci nei guai e si stanno cospirando contro di me. Quanto è possibile sta cosa? Abbastanza, conoscendo. Ora che l'ha detto, sì, è sicuro, tipo. Da quanto avete il potere? Da quando... da... E comincia a fare un attimo i calcoli. Dice, da quando è finita la guerra dei draghi? Qualche... ventina d'anni, forse dopo. Giusto il tempo di costruire un regno. Inventato. Io non ci vengo con te alla capitale. Su, dai, non cominciare a rompere le scatole, dai, Yume. Andiamo, facciamolo con te. Un po' di rischi nella vita, dai, su, non è mai corso della vita. Sei qua, continua a stufare, dai, e basta, su, dai. Se dopo moriamo malamente, lo massacreremo in una vita prossima. Come se mettermi la mano davanti agli occhi, come dire, ragazzi, la persona che mi sta cercando non può pensare di cospirare, non lo può fare. Che perché? Perché non potrebbe? Perché non è possibile. Ancora segreti, Berserk? Non ci puoi dire chi è? No, non posso. L'ho detto prima, non può? Maledetti seguiti! Cioè, se mi seguiste, io a un certo punto dentro la città, dopo sarei costretto a chiamare guardia e buttarmi fuori. È un agente del governo.
Non per male, ma io mi focalizzerei sul punto principale, ovvero scoprire come siamo finiti in quella stanza lì, in quella caverna dove ci hanno trovato. Ma ha bisogno di una mano, dai, aiutiamolo, poverino. Perché mai rifiutare l'aiuto di un grande... L'importante è non deragliare dal percorso che ci siamo prefissati. Quindi era Coca. Io sono con Yume. Lei con me. Hai qualcuno in più. La prima volta che mi succede, sono molto felice. Però una volta ti sei ricordato di avere un cervello e quindi sei felice di avercelo. Cassandra, tu non me la conti giusto. Io sono tranquilla, come vedi. Aiuto un mio amico molto simpatico. Vabbè, ti voglio bene anch'io. Alla fine comunque aiuto. Comunque alla fine ci dobbiamo comunque avvicinare entrambe, quindi. Io direi, visto che è di strada, sperando che questa attuazione non ci porti guai o ci faccia venire all'altro mondo, Berserk. Io direi di fermarci un attimo nella capitale, vediamo cosa deve fare Bui e poi andiamo avanti. Va bene, abbiamo perso troppo tempo anche a parlare, intanto incamminiamoci, poi durante il cammino vediamo da farsi. No, bella idea. Approvo questa idea. Che caso. Ma perché tanto è inutile starmi qua, comunque intanto avviciniamoci ad entrambe. Allora dai, facci strada, vai. Camminiamo. Allora, voi fermi, io sto io come ti sto mettendo a comincia, quindi non iniziare. Volete lui mi si incazza. Volete muovermi? Quindi guarda quello che ti trovi. Io alzo il passo. Mi seguo a ruota. Perché io so che Luna vi può fare molto male. I tuoi sensi di bardo pizzicano. Tingling. Quindi vi incamminate tutti verso la verso la capitale. Yes. E a piedi? Sì. No, su una scopa. Magari esistono. Possiamo affittare delle scope volanti? Dov'è Nicolò? Scusa Master, che domanda è? Potevate affittare un carro? Dei cavalli? A noi piacciono le scampagnate. Non lo so se non sarebbero capaci di cavalcare dei dracchi. Perché tu sì? Ci sono scalmato addestrato qui? Hai competenza nel cavalcare i draghi? Dracchi? Non draghi. Sarebbe? Ma presente cucciolotti grossi di quattro zampe, niente ali? Ma come quelli di Dragon Age, dici? Vabbè, quindi come ci muoviamo? Dai. E abbiamo... Sto salendo Xanxus. No, a piedi. Abbiamo detto a piedi. Ok. Quindi a piedi fate tutti un tiro percentuale. No, scusa, che cazzo ho fatto, scusate. Bravo, Bessie! Bene! Ecco io! Boom! Ecco dove sono venuti in due, no? Durante il viaggio incontrate per la strada i banditi, che comunque è un accampamento. Ci vedete un accampamento di banditi che sta sul limitare del percorso, comunque della strada, per bloccare chiunque stia passando, e appena passate vi fermano.
Damn it. Not again, no. No. Yume, smetti di leggermi il pensiero. Fermi. Per passare dovete pagarci un dazio. Questi, comunque, questi banditi assomigliano molto a Berserk. Sono pieni di scaglie, hanno delle striature blu vicino agli occhi, però hanno qualcosa di diverso da lui. Cioè? Ti vogliamo a percepire, mai... Tu Berserk riconosci che non sono dragonidi. Ok, noi altri dobbiamo tirare qualcosa. Se volete, ma tu Berserk capisci che non è un dragonide, ma è un lucertoloide. Vabbè, giusto per... Giusto per... Percezione quindi, scusate. Se si confondono, si mette sì. Perfetto. Why? Ma dai, che schifo. No. Alla Tariel sì. Cassandra sì. A me nemmeno frega. Cioè, per me come cinesi, giapponesi, coreani, tutti uguali. Lucertoloni, lucerti draghi, lucerti di verba, ancora. Aiuto, non frega. Ok. E... Quindi quella ha chiesto un dazio, no? Allora, ha chiesto un dazio. Di 50 zaffiri a testa. Minchia. Ah, una fetta di culo, no? Cosa e se non pagassimo? Velvet fa un passo avanti e gli fa... Facciamo così, io ti do uno zaffiro... Tu mi lasci passare e non ti spacchiamo la faccia. Così, sincero. Fai un tiro intimidire. Berserk, usa la bocca, usa la bocca. Dai, la prima volta che viene la porta qua. Ma va, non ho fatto un tiro sopra il 10. Lui ti si avvicina, proprio lo vedi che è più grosso di te, di stazza. Ti fa, facciamo così. Voi ci date 50 zaffiri a testa. E noi non vi spacchiamo la faccia. Ok, gli tiro un pugno nei coglioni. Ma come? È così che si tocca la vita. Con un pugno nei coglioni. Tiro per colpire. Va bene. Ti ricordo che i certoloidi se l'hanno nascosto. Non fa niente, se lo sentirà lo stesso, come le donne, no? Non ti ha distinto. Cosa vuol dire come le donne? Cos? Non colpisci. Minchia. Ok. Cioè, o meglio, colpisci, ma ti fai male te. Minchia. Perché hanno armatura naturale. Efficienti ste scaglie. Sono. Quanti ne sono? Non contrattacca sto coso. Sono tre danni intanto per il pugno. Che ti sei fatto male da solo. Madonna. Non letali. Ok. Tre danni non letali. Questo ti guarda. Alza. Alza la mazza. Piazzo intanto in vantaggio così l'armatura del mago. Allora, aspettate, mi posizio. Scusate. Ah. Solo i banditi, non c'è nessun altro. Non vedete nessun altro. O meglio, fai un tiro a percezione. Ah, già mi hai capito. Vedi tre banditi. Ma io sono imbecille. Tiro iniziativa. Devo tirare l'iniziativa? Sì, no, tiro iniziativa per tutti. Con svantaggio? No, perché? No, ricordatemi com'era l'iniziativa?
basta, signore, basta. Io odio, mi prego. No, guarda, ve lo dico. Comincia lo spettacolo. Qua, volevo fare una cosa prima per evitarci sto numero. Vabbè. Minchia, Vale, basta con sti 20. E uno ne ho fatto. Uno che sopra il 10 ed è un 20, dai. Ok, Valvert ha già attaccato, nulla di. Ma il tipo non sta facendo una botta della Madonna. Sì, in effetti stavo facendo. Gli ha fatto una botta della Madonna. Ah, pensavo che si motivato iniziativa. Sì, ma comunque ti ha attaccato di reazione. È quello che ha fatto partire il combattimento, il fatto che ti ha tirato. Esatto. Ok. Quindi, stavo dicendo. Io stavo per intervenire, stavo per affascinarlo, però. Ti ha dato la mazzata, non posso affascinarlo. Questo è danni. Lo stesso. Quanto? 3. Ok. No, un attimo, fermo un po'. Ah, no, niente. No, ancora non ce l'ho, nulla. Vai, Lodi. Allora, mi sposto qua dietro. Attacco il tipo. Vantaggio, giusto? Non colpisci. Ok. Passo. Intanto dico, Valve, che cazzo hai combinato? Che c'è? Voleva 20, 50, non lo so, non glieli voglio dare. Potevamo parlarne, cazzo. Sì, io il suo scroto ne abbiamo parlato. Quello che non hai preso? O quello che pensi che si è fatto male? Volete accomodarvi? Subito. Prego, il suo scroto è vostro. Poi l'attacco. Colpisci. Ok, allora è un spadamento. Cazzo. Perserci. Mi ha fatto 5 danni. Improvvisamente si vede accerchiato il tipo. Yume. Io mi siedo. E passo il turno. Lo stiamo notando? Sì. Yume, muovi il culo. Faccio di altro. Metto la mia sacchetta di soldi in mezzo alle gambe. E faccio così. Ok. Quello verde tira un giavellotto a Lullaby. Però quando cerca di prendere il giavellotto, ha fatto uno fuori. Cacchio. Però si conficca un piede. Niente, però niente. Avrei voluto vedere sta scena. Tocca di nuovo a quello blu che se la riprende con Velvet. Come on, ma boa. Abbiamo delle questioni sospese di te. Ma boa. Se
6 non lo prende, giusto? No. Poi 21. Cazzo. Madonna. Scusa. 21 avrebbe preso tutti qui dentro, Manu, fatti schifo. Ho fatto 17. Non ho più 6. Dov'è il mio di 6? E no, prova ad attaccare Velvet, ma no, non gli arriva. E siccome ce l'ha a fianco, dà una scudata a Berserk. A te Berserk, 21 ti prendo. Sì. Non arriva a me 21. E ti fa... Vabbè, la scudata, 7 danni. Faccio la scudata. Sì. Allora, un'ultima cosa. Come ti senti, Ber? Mi fa, rivolgendosi a Berserk. Sta bene, non preoccuparti. Sicuro? Sì, sì, no, no, nulla. Vediamo se accerchiamo sto tipo. Vediamo, sì, in realtà volendo potrei venire ad accerchiarlo. No, e non così però. Devi, devi fare il giro da me però, Sì, sì, così, aspetta. Così era corner. Uno, andare qua. Qua. Non puoi andare in diagonale. Scusami allora. E poi non ce la faccio, quindi ho un'idea balzana. Vai. Di prendere la lancia e lanciarla, però sappiamo cosa è successo. No! Tutta esperienza con la lancia. Lo so. Se lo vuoi fare, dai, fare. Dai, ragazzi, io una volta ho tirato due, sì, una sessione, ho tirato due salve di frecce e due salve di frecce nel culo del mio compagno che ho fatto due volte uno. Ecco, evitiamo perché ci sono tre persone lì vicino, eh. La vita è fatta di rischi. Sì, ma non col mio culo. Vai Cassandra, vai, vai, tutti sono con te. Tiro fuori la lancia. Vai. E sprechi un turno. Come tiro fuori? Spreco un turno così? Eh sì, per cambiare arma spreco un turno. Beh, io non ho detto, non l'ho mai tirato fuori su, perché io ce l'ho, non ho tirato fuori una mazza né niente. Beh, ok. No, vai. Con la lancia e aspetta, guardo così. Allora, prendo la lancia, cerco di visualizzare bene il nemico e lancio. Qua ti potresti comunque avvicinare. Qua un tiro. Ce la fai arrivare qua, eh. Quella è... Sì, in effetti colpirebbe me, non puoi. Dai, fai il tiro al danno. Lanciato. Ah, tiro del danno. Aspetta, lo dico anche subito. Danno invece un dado di 8. Ricordi che la mette più il coso con cui la attacchi. Destrezza. Dado più 8 più 1. Spegniamo questi 1. Però l'ho preso, dai. Preso quello che... Sì, anche Bessie che l'ha preso. Io però l'ho preso, quindi è andato positivo. Alla Tariel. Faccio con l'arco e colpisco questo. Diventi perché... Allora, io mi sono sposto. Sì, mi si può qui. No, era qua. Ok. Andrea, occhio a quello che fai. E da qui... Oh, calmate. E da qui faccio il trucchetto schizzo acido su questo qua. Su questo qua. Quello verde. Quant'è il... La mia CD è... 1.17. La supera. Anche l'altro? Quanto hanno fatto? 17? No, anche... Tutte e due colpisce? Tutte e due colpisce, sì. 16. Superati. Andrei sempre fortunato stasera, eh? Ok, quindi tocca a questo che si sposta
qui e attacca a Lullaby. Ti colpisce col primo attacco. Quanto hai fatto? Colpisce, fidati. Hai fatto 20 critico? Eh? Hai fatto 20 critico? Ho fatto 18. 19. 18 di dado. Ah. Sempre vado in culo, eh. Ti vogliamo bene, Xanx, dai, tranquillo. Ma bacino e passa tutto. Poi cerca di riattaccarti. Ti colpisce crisi da in totale scuda Albert. Vabbè. E vabbè, questa sessione si conclude con un cliffhanger. Riusciranno i nostri eroi a passare sani e salvi? Lo scopriremo nella prossima puntata. L'episodio dopo si chiamerà La sconfitta dei lucertoloidi. Chissà che succederà, non lo so.